Nel suo incontro con i giornalisti sul volo di ritorno dalla Svezia, Papa Francesco tocca diversi argomenti e viene chiamato subito a parlare del paese scandinavo e della sua tradizione di accoglienza di migranti e rifugiati, messa oggi in difficoltà dal grande flusso migratorio. L'esempio svedese è quello di accogliere e integrare nella cultura, spiega il pontefice. Un'integrazione che non deve spaventare perché l'Europa è stata fatta così. Cosa penso dei paesi che chiudono le frontiere? Credo che in teoria non si può chiudere il cuore a un rifugiato, ma anche la prudenza dei governanti devono essere molto aperti a riceverli, ma anche fare il calcolo di come poter sistemarli, perché non solo a un rifugiato lo si deve ricevere, ma lo si deve integrare. Perché qual è il pericolo quando un rifugiato o un migrante, questo vale per tutti e due, non viene integrato, non è integrato, si, mi permetto la parola, è un neologismo forse, si ghettizza, ossia entra in un ghetto e una cultura che non si sviluppa in rapporto con l'altra cultura. E questo è pericoloso. Poi il Papa ribadisce il no all'ordinazione delle donne nella Chiesa cattolica, già spiegato da San Giovanni Paolo II, anche se nella Chiesa le donne possono fare tante cose meglio degli uomini. Sulla mediazione tra il presidente venezuelano Maduro e l'opposizione, che vede protagonista anche la Santa Sede, ribadisce l'importanza del dialogo. Il dialogo che favorisce il negoziato, l'unica strada per uscire dai conflitti, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra. Se questo si facesse in Medio Oriente, quante vite sarebbero state risparmiate. Quindi una giornalista chiede a Papa Francesco di individuare le cause della secolarizzazione molto forte in Svezia e in tutta Europa. Ma io credo che sono queste due cose, no? Un po' la sufficienza dell'uomo creatore di cultura, ma che va oltre i limiti e si sente Dio, e anche una debolezza nella evangelizzazione, diventa tepida. E i cristiani sono tepidi, no? Lì ci salva un po' riprendere la sana autonomia nello sviluppo della cultura, delle scienze, anche con la dipendenza di essere creatura, no Dio, no? E anche riprendere la forza dell'evangelizzazione. Infine, sulla lotta al traffico di esseri umani, Papa Francesco ricorda il suo impegno da vescovo a Buenos Aires contro il lavoro schiavo e loda il lavoro di tanti gruppi di volontariato in Italia contro ogni forma di schiavitù. Qui in Italia si lavora bene, bene nel volontariato. Io non mai ho pensato che succeda questo, no? È una cosa bella che ha l'Italia, no? Il volontariato, e questo è dovuto ai parroci. I parroci, ma l'oratorio e il volontariato sono due cose che sono nate dallo zelo apostolico dei parroci italiani.